Pace e bene a tutti. Santa giornata. Ecco, la parola del Vangelo ci dà un altro trampolino meraviglioso per la frase sulla quale ci soffermiamo oggi nel nostro cammino sull'inno alla carità, e cioè la carità non tiene conto del male. Allora, cerchiamo di capire cosa significa questa frase e poi facciamo un piccolo viaggio nel mondo del perdono. Allora, questa frase immediatamente cosa ci fa capire? Che l'amore non tiene conto, cioè non si porta annotato il male ricevuto, cioè potremmo dire non è rancorosa. Ora proviamo a dare ulteriormente due chiavi di lettura di questa frase. San Paolo ci dice che l'amore non fa questa operazione, non somma tutto il male ricevuto. Cioè, sapete, quell'atteggiamento di chi si annota tutte le cose subite e se le porta dietro. Una volta una coppia ebbe una discussione per cose quotidiane, insomma lui dice alla moglie alcune cose, poi dopo un po' dice scusami, e la moglie, sì però già tu quella volta, quell'altra pure, e il marito dice mazza, meno male che mi hai perdonato. Risposta, sì io ti ho perdonato, però ti ricordo cosa ti ho perdonato. Ecco, qui San Paolo ci ricorda, andando più in profondità, che l'amore non fa questa operazione, non somma e non tiene, potremmo dire, negativamente registrato tutto il male ricevuto, e non solo, non fa la somma del male che ha incontrato nell'arco della sua vita. Perché a volte noi facciamo un'operazione distruttiva, cioè non solo ci portiamo dietro annotate le cose che magari una persona ci ha fatto, ma facciamo la somma di tutti i mali che ci sono arrivati, e allora cadiamo nella categoria simpatica delle persone tutte a me. Ecco, una categoria, sapete chi è il tutto a me? È quella che inizia, tutto a me succedono nella vita. Allora inizia, quello mi ha fatto quello, quell'altro mi ha detto questo, quell'altra volta mi hanno fatto sta cosa, quell'altra. Cioè tu stai facendo un'operazione che la vita non fa, perché stai sommando tutte insieme delle cose che hai subito, magari anche brutte, ma che sono arrivate scandite nel tempo. Questo chiaramente appesantisce la tua vita, indurisce il tuo cuore. Ma non solo, sminuzzando ancora di più, il verbo greco che c'è sotto ci ricorda che l'amore non scandaglia minuziosamente il male ricevuto, cioè non sta lì, ma ha fatto sta cosa, ma come è stato possibile, ma tu guarda, e man mano va sempre più dentro cercando ancora cose più negative, tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Questo rimanendo in una prospettiva negativa, cioè tu scandagli e ci pensi e ci ripensi e non ci dormi la notte e ci stai male un mese, un anno, 10 anni, 20 anni e sei sempre fermo lì. Capite? Il meccanismo del rancore, perché il rancore è un sentimento che non si forma così, lo coltiviamo noi. E sapete in modo semplice come si forma questo sentimento? Vi faccio un esempio banale così lo capiamo. Una persona ti dice una frase offensiva, immaginate, no? Tu lì per lì ti arrabbi, ci stai male, ma la cosa finisce lì. Tu che fai? Quella cosa negativa inizi a portartela dietro e ci ripensi e ci ripensi e ci ripensi, e questo man mano tende a diventare il sentimento del rancore, che se non cambi prospettiva e non ti apri a quello che vedremo tra poco, ti accompagnerà tutta la vita e peggiorerà sempre di più, rendendoti un infelice prigioniero di te stesso. Allora, di che cosa stiamo parlando? Cioè, qual è il punto? Fare finta di nulla? Cercare di dimenticare? No. Aprirsi a quell'opera di Dio che è il perdono. Ecco qual è il punto. Incamminarsi su questa strada, che è la strada di libertà che Dio ci dà la grazia di percorrere e ci chiede di percorrere. E il perdono, cari fratelli e sorelle, è un cammino. Vuol dire che a volte è anche lungo e doloroso, ma è un cammino possibile e necessario per vivere. Il perdono è un cammino ed è innanzitutto un cammino interiore,
che non dipende dal ravvedimento della persona. Cioè io posso arrivare a dare il perdono, cioè a lasciare andare ogni risentimento, ad avere un cuore libero verso quella persona, anche se quella persona ancora non si è ravveduta. Pensate, San Giovanni Paolo II subisce l'attentato, vi ricorderete, gli sparano, lui dirà: una mano materna ha guidato il proiettile, sopravvive miracolosamente. Sarà lui a fare il primo passo, ad andare a trovare in carcere l'uomo che gli ha sparato. Perché? Perché aveva un cuore libero verso di lui, il cammino del perdono già l'aveva percorso. Allora ha teso la mano sperando nella riconciliazione con l'altro. Allora, per muovere dei passi concreti, io vi lascio soltanto tre piccoli passaggi che vi possono servire. Allora, la prima cosa è che noi non possiamo veramente arrivare a perdonare gli altri se prima non siamo stati capaci di perdonare noi stessi. Papa Francesco ci ha detto così: tante volte i nostri sbagli o lo sguardo critico delle persone che amiamo ci hanno fatto perdere l'affetto verso noi stessi. Questo ci induce a guardarci dagli altri, a fuggire dall'affetto, a riempirci di paure nelle relazioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli altri si trasforma in un falso sollievo. C'è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare se stessi e di saper convivere con i propri limiti e anche di perdonarsi per poter avere questo medesimo atteggiamento verso gli altri. Se tu non sei in pace con te stesso e non riesci ad accoglierti, ad accettare te stesso, non sei riuscito a perdonarti, va da sé che ti verrà molto difficile perdonare gli altri, anzi, tenderai forse ad essere molto giustizialista e duro nei confronti degli altri, perché in fondo lo sei anzitutto con te stesso. Ma per arrivare a poterci perdonare, abbiamo bisogno di scoprirci perdonati, ed ecco il bisogno che abbiamo di lasciarci perdonare innanzitutto da Dio, da colui che è più grande del nostro peccato ed è più grande del nostro cuore. Mi ricordo una volta una persona incattivita nei confronti della vita, un uomo indurito da tante situazioni brutte. Dopo la confessione sembrava rinato, erano più di 20 anni che non si confessava, e disse: magari l'avessi fatto prima. Da lì la sua vita iniziò a cambiare. Però sapete qual è il nostro problema? Che noi tante volte tendiamo a fare come una bilancia falsa, cioè le nostre colpe pesano niente, quelle degli altri pesano 10 quintali, qualsiasi esse siano, anche cose banali, e non riusciamo a renderci conto e a far nostro questo perdono. Vi ricordate la parabola di Gesù, di quell'uomo che doveva 10.000 talenti, che aveva un debito enorme? Chiede pazienza al suo creditore e il creditore, il re, gli condona tutto. Incontra un servo, un altro, questo gli deve 100 monetine e lui lo fa mettere in galera. Perché? Perché gli doveva dare tutto e subito. Cioè non si è reso conto di quel condono immenso che aveva ricevuto, non ha fatto suo il dono di un perdono grande, gratuito, immeritato, che gli è stato dato. Perché così è la nostra vita: se siamo qui è perché siamo tutti dei perdonati, perché qualcuno ci ama al punto da aver dato la vita per noi, e questo dono raggiunge la nostra storia, la può risanare e ci chiede di essere donato a nostra volta. E concludo: non soltanto accogliere questo perdono, ma nei confronti degli altri. Se l'amore non tiene conto del male, quale atteggiamento ci chiede di adottare per poter arrivare ad avere un cuore libero, che vuol dire anche difendere la propria dignità, che vorrà dire anche cercare la giustizia, ma con un cuore libero? Cosa ci chiede allora di fare la carità? Vi dico due parole finali: comprendere e compatire. La prima cosa: tu fai conto di essere arrabbiato, che sei stato ferito, che una persona ti ha fatto male? Perfetto, è un punto di passaggio, però poi devi imparare a uscire da te e provare a capire l'altro. Ma perché ha fatto così? Ma che storia ha? Cosa ha vissuto? Si è reso veramente conto del male che mi faceva? Guardate, un uomo una volta sulla metro
vede un altro uomo con tre bambini. Sti bambini facevano un disastro, ma un disastro, non si potevano tenere. Questo con sguardi lancinanti lo guardava, guardava sti bambini. A un certo punto scoppia e a treno parte. Ma che razza di padre è lei? Ma perché non fa tacere i suoi figli? Quest'uomo lo guarda e serenamente gli dice: solitamente l'avrei fatto, se non fosse che stiamo tornando ora dall'obitorio dove è appena morta mia moglie, la loro mamma. Cioè noi a volte così partiamo in quarta, no? Magari il male lo vediamo, ma che ne sai di cosa vive quella persona, che storia ha, che testa ha? Cercare di capire ti potrà portare a compatire e a poter dire per amore di Dio e col suo amore in te quello che ha detto Gesù a tutti noi dalla croce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. In fondo è così, tante volte anche chi fa il male ne è talmente prigioniero o addirittura è talmente convinto di essere nel giusto che non si rende conto del danno che reca nella vita della gente. Ma questo ti chiede di uscire da te e di incamminarti verso Dio e verso l'altro. E concludo lasciandovi una testimonianza di una santa bellissima che è Santa Maria Goretti. Vi ricorderete, lei con la sua famiglia si trasferiscono nel Lazio alle dipendenze di un proprietario terriero per lavorare la terra insieme alla famiglia dei Serenelli. Il papà di Maria muore, lei cresce a 12 anni, Alessandro Serenelli se ne invaghisce, la desidera lussuriosamente e cerca di abusare di lei. Lei rifiuta e lui con un punteruolo la colpisce a morte per ben 14 volte. E Maria, mentre viene colpita, cerca di smuovere il cuore di Alessandro. Gli dice: ma Alessandro, ma che fai? Ma così vai all'inferno. E nel frattempo gli dice: ti perdono. Maria viene portata in ospedale, viene operata, ma non ce la fa. Va il sacerdote a confessarla, ormai lei è in fin di vita, e il sacerdote, indicando il crocifisso, chiede a Maria: Marietta, vuoi perdonare Alessandro come Gesù perdonò i suoi crocifissori? Marietta risponde: sì, lo perdono di cuore e lo voglio con me in paradiso. Alessandro viene arrestato, i primi anni sono duri, rifiuta tutto, rifiuta pure il sacerdote che va a trovarlo, scacciandolo via. Cerca di difendersi dicendo che era Maria ad averlo provocato, in lotta con la sua coscienza, con se stesso. Il sacerdote che andrà da lui gli dirà: ci rivedremo, ci penserà Maria a te. Ed effettivamente dopo qualche anno Alessandro dal carcere sogna Maria, bella, radiosa, in un posto meraviglioso che gli offriva dei gigli bianchi che nelle sue braccia si trasformano in fiaccole. Da questo sogno capisce e fa suo il perdono che Maria gli aveva dato. Dopo 27 anni esce dal carcere. Prima starà con suo fratello, poi chiederà ai frati di entrare da loro e farà vita religiosa fino alla sua morte. Ma prima desidera incontrare la mamma di Maria. Insieme, in accordo con il parroco del paese, la incontra. Era un momento che lui attendeva tanto. E dice a sua mamma: mi riconoscete Assunta? Certo, figlio mio. Mi perdonate Assunta? Ti ha perdonato Marietta. Ti ha perdonato Dio. Vuoi che non ti perdoni io?